ma non è detto che debbano per forza essere motivi eroici quelli per i quali uno se ne va, perché Marano diventa Gomorra. A questo punto, se Gomorra per Marano, voglio dire, se basta una frase di Flora Angelotte, no? Che conosciamo e che quindi non ci mettiamo, per far diventare Marano Gomorra, allora secondo me si sta cercando una motivazione più nobile di quelle realmente che stanno alla base delle scelte che sono state fatte. In questo senso, in questa occasione, prendo l'opportunità per rinnovare l'adesione del mio gruppo consigliare all'iniziativa del sindaco, che bene ha fatto ad andare in sede giudiziaria a tutelare l'onorabilità di questo consiglio comunale e di questa città. Marano c'ha già troppi motivi per andare sul giornale, motivi veri, motivi casomai anche per andare ad inventarsene di nuovi, non ce n'è bisogno, siamo già abbastanza messi male. Quindi bene ha fatto il sindaco ad andare dal chi di dovere a dirgli: secondo me qualcuno lede l'immagine della nostra città. Che poi qualcuno, sia il consigliere che si è dimesso, o sia il giornalista che ha travisato le parole del consigliere, toccherà al giudice andarlo a decidere. Il sindaco non poteva che far questo se ci tiene alla città. E noi, siccome ci teniamo alla città, riteniamo che abbia fatto un ottimo intervento nell'andare a sottoporre all'autorità giudiziaria, o meglio, andare a chiedere in sede giudiziaria che venga come minimo, insomma, evitato alla città di Marano di inventarsi motivi e camorra quando in effetti non ci azzeccano proprio niente.